a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare di nuovo un ovetto in polistirolo. Questo per portarci sempre avanti con le decorazioni di Pasqua. E scusate la mia voce, ma mi sono presa un raffreddore veramente impegnativo. E quindi oggi la mia voce è un po' così, ma non posso farci nulla e ho preferito lo stesso fare il video perché non mi sembrava il caso di rinunciare, anche se ho questa voce irriconoscibile, ma insomma, dai, va bene lo stesso. L'importante è che capiate quello che dico. Allora, l'ovetto che voglio decorare oggi è una cosa, boh, non lo so, è una cosa che mi è venuta in mente di fare. Non so quello che verrà fuori, speriamo che venga fuori una cosa carina, però era per fare una cosina un po' diversa. Allora, vi spiego a grandi linee quello che ho in mente di fare, cioè voglio. Allora, utilizzerò sempre il mio solito tovagliolo dove strapperò due figure da incollare sul mio ovetto, adesso poi deciderò quali. Ma in realtà la particolarità è che vorrei creare intorno ai disegni praticamente una specie di finto proprio cioccolato, in modo che sembri un ovetto in cioccolato, di cioccolato con all'interno queste due decorazioni. E boh, lo voglio fare con la modella in pasta, insomma, adesso boh, proverò a farlo. Man mano che lo creo, vediamo che cosa mi viene in mente, perché veramente è una cosa che ho detto, vabbè, provo a farla e vediamo cosa viene fuori, cosa che ormai chi mi segue da un po' sa che quando faccio un lavoro spessissimo, cioè a grandi linee lo penso e poi lo realizzo e vediamo insieme quello che viene fuori. Allora, come prima cosa romperei due di queste figure che sono troppo carine. Adesso decidiamo quale. Farei così. Prenderei i bimbetti che si baciano perché ce ne sono di due tipi diversi. Così questo ci permette di fare il fronte e il retro del tovagliolo magari simili, ma con delle foto diverse. Allora, lo taglio proprio vicino vicino, perché vedete che l'ovetto è piccolino, quindi non deve, questo qua è un po' più grande. Vediamo un po' se comunque posso, glielo provo a tagliare, a rompere, a strappare, perché come dico sempre, il tovagliolo a volte mi sembra veramente di ripetere le cose che chi mi sente dice, mamma mia, dice sempre le stesse cose, però obiettivamente se c'è qualcuno che non ha mai visto i miei video, è importante che io ripeta sempre che i tovaglioli, così come la carta di riso, vanno strappate, perché se voi le tagliate con la forbice, quei tagli netti che fate con la forbice, nel momento in cui li attaccate con la colla sul supporto, vi fanno proprio vedere dove sono delineati i contorni. Invece se voi lo strappate, questo non succede, quindi è importantissimo strappare. Allora, dopodiché prendiamo solo un velo, e mi sa che qui invece ce ne sono ancora due, vediamo un po', devo provare a cercarlo, mi sembra ancora un pelino spesso. Sì, infatti non mi sono sbagliata, eccolo qua. Quindi dobbiamo prendere solo un velo. Sì, si può usare anche questo, questo è un po' più piccolo, va meglio, ma va bene anche quello. Allora, vuol dire che le due parti verranno leggermente diverse. Adesso prendiamo un velo anche di questo. Sì, questo l'ho beccato al primo colpo. Ok, quindi a questo punto cosa faccio? Vado ad incollare i miei due tovagliolini. Allora, per fare questo prendiamo la colla per decoupage sul tovagliolo, un pennello. Se non doveste avere, allora, la particolarità della colla che nasce per fare il decoupage con i tovaglioli è che è molto leggera, molto liquida. Nel caso in cui non doveste avere questo tipo di colla, non fermatevi a questo per non fare il lavoro, ma utilizzate tranquillamente della Vinavil, quindi la colla classica, però diluita, in modo che rimanga più leggera. Questo perché? Perché quando voi andate a spennellare il tovagliolo, se la colla che state usando è troppo spessa, quando attaccate il tovagliolo rischiate con il pennello proprio di strapparlo, per quello che la colla deve essere morbida, cioè morbida, bella leggera, un po' più liquida. Poi, come dico sempre, come ripeto sempre, bisogna sempre incollare dal centro verso l'esterno, questo
Questo per permettere di non creare tante crepe e soprattutto per far uscire l'aria che si può insinuare tra il tovagliolo e il supporto, ok? Questo è importante. Poi una volta che invece avete incollato bene tutto, non avete fatto le pieghe, la colla la potete distribuire come volete, così. Quindi facciamo in questo modo. Ok. Ora andiamo dall'altro lato ad incollare l'altro tovagliolino, cercando di metterlo esattamente dalla parte opposta, così. Quindi lo mettiamo in questo modo e lo andiamo ad incollare dal centro verso l'esterno, così. Adesso mi devo procurare il mio solito stuzzicadente lungo per puntarlo, altrimenti non posso più toccare l'uovo perché è pieno di colla e rischio di fare danno toccandolo, perché mi si appiccicano le mani, è capace che stacco il tovagliolo. Quindi ecco, qui ho fatto un po' di danno perché ho schiacciato troppo e ho, vedete, che ho mosso il tovagliolo. Però vi dirò, guardate, vi faccio vedere in diretta qua una specie di recupero. Visto che fortunatamente l'avevo fatto proprio sul bordo, lo lascio così, tanto non si nota, ok? Voi lo sapete, ma una volta finito l'uovo non si noterà. Così, altrimenti devo rifar tutto, devo ristrappare, non mi sembra il caso. Quindi questo avete visto, nonostante questo serve anche per farvi capire, nonostante stia usando un pennello di questi morbidissimi, la colla che è molto fluida, ho schiacciato leggermente in più e non era necessario e ho fatto, diciamo, un danno che in questo caso sono riuscita a recuperarlo, ma in un altro caso potevo non recuperarlo, avrei dovuto rifar tutto. Quindi questo almeno avete anche visto come non bisogna fare. Allora, quindi ho puntato il mio uovo con il mio stuzzicadente, così evito di toccarlo troppo e lo metto qua in modo che si asciughi ancora un attimino. Allora, adesso cosa faccio? Vado a prendere, intanto chiudo la mia colla così non si asciuga. Ora vado a prendere la mia modeling past, poi se avete un altro tipo di pasta che faccia spessore va bene lo stesso, io utilizzo questa perché ho questa, e con una spatola provo a creare quello che vi avevo detto, cioè volevo creare tutta una patina in questo modo, vedete? Una cosa che possa sembrare tipo, tanto viene spessa, la faccio irregolare, voglio creare un effetto cioccolata, diciamo così. Quindi io vado a riempire le mie parti in maniera irregolare, tutto il mio ovetto. Non fatela proprio spessissima però, e andrei proprio fino al bordo di dove ho messo il mio tovagliolo, proprio in modo che sembri proprio che sembrino delle figure che escono fuori dalla cioccolata. Vediamo se poi riesco a creare un po' questo effetto con il colore sulla mia pasta. Quindi facciamo una cosa del genere, così. E andiamo a riempire tutto l'uovo. Direi che vedete come lo faccio vedere un po' così da vicino. Ho lasciato proprio solo intorno le figure che ho incollato e ho passato tutta la modeling past intorno e ho coperto proprio tutti i miei buchi che erano rimasti così. Direi che può bastare. Quindi a questo punto faccio asciugare, magari mi aiuto un po' col phon e comunque la modeling pasta deve essere asciutta perché altrimenti quando vado a passare con il pennello il colore, se non è ben asciutta, rischio di fare un paciocco, quindi vado ad asciugare perfettamente.
Ho asciugato la mia pasta, mi sono aiutata col phon, tra l'altro ho utilizzato il classico phon per i capelli con l'aria soprattutto fredda o appena appena tiepida, così sono riuscita ad ammettere il getto più potente, direi che così in poco tempo sono riuscita ad asciugarlo abbastanza per poterlo colorare. Allora, per colorarlo faccio così, prendo il... Questo no, non il bruno perché questo è per le ombre. Ombra, ombra. Il bruno, sì, giusto. Che mi sembra un marrone molto molto scuro. Quindi io utilizzerò questo marrone. Voi utilizzate il colore, i colori che avete, chiaramente. Allora metto un po' di marrone qui. Però la mia idea, devo un po' pulire questo tappo perché è sporchissimo, non si chiude neanche più. Vediamo un po'. Facciamo così, eccoci, così almeno lo chiudo. Adesso mi sono imbrattata le mani, quindi salviettina umidificata, che bisogna sempre tenere a portata di mano, così, che non avevo ancora preso, eccoci, così, perché non mi piace lavorare con le mani sporche. Ok, a posto. Allora, dicevo, adesso ho messo del colore, però il colore che voglio dare sul... Devo fare delle prove perché vi ho detto che non so bene. Allora, lo diluisco con dell'acqua in modo da non, no, da non utilizzare proprio il colore troppo scuro. Ecco, così. Perché devo capire un attimino l'effetto che viene fuori, perché sinceramente non lo so bene, quindi... Preferisco utilizzare il colore un pochino più diluito. Tra l'altro, forse dovrei mischiare un po' questo colore con magari qualche altro marrone. Adesso faccio così. Allora, proviamo così. Adesso do una mano con questo marrone diluito così in questo modo. E poi provo a fare un po' di cambio colore, diciamo, per renderlo un po' meno uniforme con un altro tipo di marrone. Adesso lo cerco e vediamo un pochino, in modo da dare questo effetto. Però non lo farei tutto insieme col colore spesso, perché altrimenti intanto viene via l'effetto, vedete che adesso si vede così della pasta messa in rilievo in maniera irregolare. Se noi andiamo a coprire con del colore troppo forte, troppo coprente, perdiamo un po' tutto il nostro effetto. Quindi direi così. Perfetto. Vediamo se l'ho passato dappertutto. Sì, più o meno sì. Non ci preoccupiamo tantissimo, andiamo qua sul bordo, ma tanto poi farò le sfumature, per cui non rischiamo di andare a sporcare troppo il nostro disegno. Ecco, magari adesso prendo un po' di colore un pochino più puro, diciamo, no? Più meno diluito e vado a fare, vedete, vado a sporcare un po' in maniera un pochino irregolare, in modo che rimangano delle parti più o meno così. E adesso cosa faccio? Asciugo, perché sicuramente asciugando il colore probabilmente diventerà un pochino più chiaro, ma non importa, è meglio fare due tre passate piuttosto che usare il colore sbagliato e rovinare tutto. Questo ve lo dico anche quando fate altri lavori, qualsiasi tipo di lavoro. Se voi usate il colore leggermente più diluito, male male che vada, cosa dovete fare? Dovrete ripassarlo perché quando si asciuga è troppo chiaro, ma almeno non rischiate di farlo troppo scuro. Quindi vado ad asciugare e vediamo come procedere con la seconda mano. Allora, ho asciugato, quindi vedete, questo è l'effetto. Dopodiché a questo punto faccio così, aggiungo un pochino di colore un po' più chiaro,
Io ho messo un marroncino un po' più chiaro, cappuccino, ho usato il cappuccino. Vado ad aggiungere ancora un po' di marrone, così, perché mi serve solo per schiarirlo appena appena, perché ho visto che è parecchio scuro. A questo punto vediamo un po'. Sì, vedete, questo colore è un pochino più... Allora, diluiamo perché è troppo spesso, così, e vado a colorare tutto. Ok, adesso che ho visto qual è l'effetto del mio colore diluito, posso permettermi, vedete, di utilizzare il colore leggermente più spesso, perché tanto ho sotto ho una base che non è più bianca, ma è colorata. E quindi vedete che anche se si intravede non è più quel bianco, per cui va bene così. Per cui posso mettere il colore in maniera leggera, anche se più coprente, lasciando sotto che si intraveda qualche cosina. Così continuano a vedersi anche, vedete, l'effetto della modeling past irregolare, che era quello che ci tenevo che si continuasse a vedere. Intanto bagniamo, perché comunque non deve essere troppo spesso il colore, così va benissimo. Ecco, e vado a ripassare tutto il mio uovo, tutte le parti che voglio ricoprire. Adesso l'effetto direi che comincia ad essere quello che avevo in mente. Così. Ecco, finisco tutto. Poi vediamo, perché pensavo di fare ancora una cosa per dare ancora di più, per far venire un po' fuori l'effetto dell'irregolarità che ho messo della pasta. Vediamo se funziona. Adesso io finisco di... Ok. Controllo solo di averlo passato dappertutto. E direi che con questa seconda mano siamo a posto per fare quello che avevo in mente. Vedete che si vede la modeling past, dove come è messa in regolare, ma nello stesso tempo adesso ha preso il colore, il mio tinta cioccolato che avevo in mente. Adesso vado di nuovo ad asciugare. Allora, asciugato, l'effetto è questo, vedete? Sono rimasti l'irregolarità della pasta e ci sono un po' di chiaroscuro del marrone. Voglio solo fare un'ultima cosa, e cioè mettere un marroncino un po' più chiaro. Ho utilizzato il biscotto io, comunque un marroncino un po' più chiaro, così questo, ma pochissimo, eh. Poi con questo tamponcino qui vado a sporcare, ma deve essere proprio, e poi in maniera proprio leggera leggera, in modo da praticamente sporcare solo le parti più in rilievo, vado a passarlo in questo modo qua, così, giusto per dare ancora una differenza di colore che mi renda il tutto un pochino più irregolare, perché rimane più bello. Adesso poi vediamo se è quello che avevo in mente, ma direi di sì, perché praticamente passandolo in maniera leggera, come funziona? Che questo colore rimane solo sulle punte più sporgenti di dove ho passato la pasta, e quindi ha questo effetto un pochino più, non tanto. Io adesso direi che praticamente può quasi bastare, era giusto proprio per dare ancora un po' di movimento, di colore, così, ecco, così mi piace. Ne metterei ancora un po' qui, che non ce n'è. Così dà questo effetto un po' di cioccolata. Sì, diciamo che era quello che avevo in mente. Basta così. Adesso ve lo faccio vedere da vicino, guardate.
Ok. E adesso vado a fare le ombre per dare ancora più l'effetto del cioccolato scavato dal quale fuoriescono le mie figure. Quindi andiamo a prendere il mio color ombra, una punta, esagerato come al solito, la mia acqua, così, pennello con la punta obliqua a scalpello e vado a creare le ombre intorno alle mie figure. Quindi bagno il pennello nell'acqua, lo asciugo un po', poi bagno solo la punta in questo modo qui. Vedete che ho sporcato solo la punta di nero e vado a creare, appoggiando poi il pennello completo che si porta dietro la sua acqua, tutto il pennello, e vado a creare le mie ombre in questo modo qui. Vado a creare le ombre intorno a tutte e due le figure. Così. Vedrete che subito cambia proprio l'effetto, perché sembra proprio che, eccoci, vedete che la figura è proprio scavata dentro la cioccolata. Eccoci qua. Sì, questo era l'effetto che volevo ricreare. Facciamo anche dall'altro lato. Le ombre all'inizio sono un po' un problema, perché uno ha sempre paura di, magari dice, ho fatto un bel lavoro, adesso lo vado a rovinare con le ombre. Poi in realtà quando ci prendete la mano, come dico sempre nei miei lavori, danno proprio una finitura diversa. Cioè proprio il lavoro prende proprio un'altra forma con le ombre, perché si vedono molto meglio sembra proprio che ci siano degli oggetti, delle cose tridimensionali una volta che fate le ombre, quindi rimane tutto molto più bello. Ok, così. Volendo potremmo anche fare un po' di ombra intorno, per esempio alle figure, anche se qui direi che non ce n'è di bisogno. Lascerei così. Ok, quindi questo è quanto. Dopodiché voglio ancora provare a fare una cosa, e cioè creare delle ombre in dei punti qui dove ci sono delle crepe un po', dei dislivelli un po' più grandi. Si possono anche qui creare delle ombre, guardate. Adesso vi faccio vedere la differenza. Guardate come cambia subito, perché così sembra che vengano ancora più in rilievo. Guardate. Sì, queste aggiustano proprio tutto. Facendo queste ombre ancora qua intorno in certi particolari, la superficie rimane proprio più irregolare. Bella. Quindi vado ad aggiungere un po' di ombre qua e là sulla mia superficie dell'uovo. Adesso non so se con la telecamera si vede bene, ma vi assicuro che l'effetto cioccolata c'è. Quello che volevo. A questo punto passiamo con la decorazione finale, che mi darà ancora più particolarità al mio ovetto. Magari do ancora un'asciugatina veloce, così posso toccarlo senza creare danni. Per le decorazioni del mio ovetto, allora, io ho pensato di fare, vorrei mettere del pizzo qua intorno, così, che mi piace. Però volevo mettere un colore,
per non fare solo bianco o marrone, insieme a questa tonalità di colore ho deciso di utilizzare il rosa, che è un colore che mi piace, spezza un po' e non è perfettamente bianco, quindi non ho il pizzo rosa, per cui cosa vado a fare? Vado a colorarmi un po' di pizzo del colore che mi serve, quindi una misura del genere, poi magari ne teniamo anche un po' di più nel caso volessi fare qualche fiocco, e tanto, come dico sempre, nel caso in cui non dovessi usarlo per questo lavoro, sono cose che poi sicuramente utilizzo per altri, quindi io non spreco mai niente, chi mi conosce lo sa, per cui anche se taglio un po' di più, poi vedremo. Se non lo uso tutto in questo momento, lo userò in un'altra occasione. Allora, quindi cosa faccio? Vado a colorarmi di rosa questo pizzo. Per fare ciò, allora, dunque, cosa faccio? Semplicemente mi prendo del colore. Allora, potrei usare, questo è un acquacolor, scusate, acquacolor rosa, però, allora, io adesso ho l'acquacolor, ma mi raccomando, come dico sempre, se non avete i prodotti che utilizzo io, non importa. Voi potete tranquillamente prendere del colore rosa, acrilico o qualsiasi cosa avete, lo diluite con tanta acqua e va benissimo lo stesso. Io faccio così, mi prendo una bustina di plastica, così non sporco tutto. Verso un po' di questo colore, che è un rosa parecchio forte, diluisco con un po' di acqua, anzi prendo dell'acqua pulita, ok, in modo da, e adesso vado a sporcare il mio pizzo, così puliamo tutto bene. Poi se il pizzo non viene proprio, a parte che viene uniforme, perché basta che voi lo spiaccicate bene, lo strizzate bene così. Ok. Poi questo tra l'altro è un pizzo di, sono dei pizzi che ho comprato, magari vi lascio il link, perché sono di nylon, cioè sono un materiale che devo dire prende benissimo il colore, infatti io li uso tantissimo. Tra l'altro è un set di pizzi dove ci sono pizzi di tutti gli spessori. Adesso ve li faccio vedere, vi lascio il link, e io li uso per tutti i miei lavori, per i junk, per gli album, sono bellissimi. Ok, vedete il colore, quello che volevamo. Adesso cosa faccio? Anche questo lo asciugo col phon, tanto in un attimo questo materiale qua si asciuga, quindi il mio pizzo in un attimo si è asciugato. E questo tra l'altro volevo fare, vi faccio vedere alcuni dei pizzi di cui ho parlato prima. Vedete, sono in questo formato qui, sono divisi, sono chiusi con gli spilli, ci sono vari, vedete che hanno vari spessori e anche vari modelli di pizzi. Comunque io mi sono trovata benissimo e li uso tantissimo. Quindi a questo punto andiamo ad incollare sul bordo del mio ovetto, come avevo in mente di fare la mia decorazione, quindi così. Allora, prendiamo la colla, userei questa, la flash bond, perché in un attimo mi incolla tutto, e ora andiamo, oh mamma mia, perché si è, vediamo un po' se riesco a recuperarla, perché stavo uscendo dal tubetto così da sola. Mettiamo qua, cercando di tenere metà tra le due figure, così. Vado ad incollare il mio pizzo in questo modo qui, ok, così. Ma al limite aggiungerò poi un po' di colla dove necessita, se non si è attaccato bene. Adesso vado a finire di mettere la colla dall'altro lato, così.
e andiamo ad attaccare in questo modo qua, così, perfetto. Ok, ora taglio sotto qui. Vado un attimo a togliere questo, così, ok, si incolla bene. E con la mia forbice vado a tagliare qua, così. Perfetto. Ok. Ora appoggiamo il mio pettino qui. Poi metterò un po' di colla ancora in alcuni puntini per chiudere, ma va bene così adesso. Poi, allora, nella parte sottostante, visto che avevo fatto un altro vetto e ho visto che è molto piaciuto, voglio mettere il solito, che non so come, continuo a non sapere bene come si chiama, questo qui, il mio pendolino che ho fatto con i fili da ricamo. Allora, non vi faccio vedere di nuovo tutto il procedimento che ho utilizzato, però poi troverete all'interno del video, alla fine vi metto come alla fine del video vi metto il riferimento al video dell'ovetto precedente dove ho fatto vedere come realizzare questo, e quindi potete andarlo a vedere su quel video. Non voglio essere ripetitiva, per chi l'ha già visto è inutile che vi faccio perdere tempo per farvi vedere nuovamente come l'ho realizzato, quindi potete andare a vedere l'altro video. In questo caso invece vi faccio rivedere come lo punto, quindi facciamo così, inserisco nel mio ago con la cruna bella larga, ok, perfetto, no, non ha preso tutti i fili, allora riproviamo, che magari ce la faccio anche, oh mamma mia, ok, forse sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Vado ad inserire un paio di perline che danno sempre luce. Sì, non tante, magari giusto, giusto due. Proviamo un attimino, vediamo. Così. Perfetto. Sì, vabbè, ne mettiamo un'altra, va. Mettiamone un'altra. Che ci sta ancora. Così. Ok. Poi vado ad inserire il tutto nel mio cappellino di finitura, così. No, sto sbagliando, devo fare il contrario. Oh. Speriamo di sì, ce la posso fare. Ok, meno male che non avevo fatto uscire il filo, se no dovevo rifare tutto in questo modo qui, perché qua adesso poi andrò a mettere della colla per incollarlo sulla parte posteriore del mio vetto. Ok, a questo punto faccio che togliere l'ago, faccio dei nodi per fissare, così, per chiudere il mio filo, ma tanto poi con la colla non c'è il pericolo che fuoriesca il tutto. Taglio qui in modo che non escano dal, così, vedete? Però adesso cosa vado a fare? Ho lasciato un pochino di spazio, vado a prendere uno spillo con la testa che sono qua, un semplice spillo con la testa, con la perlina, che così è già finito, che mi richiama le mie perline, e lo vado ad inserire così, in modo da poter andare ad incollare, a bloccare la mia
la mia cupoletta sul mio vetto. Quindi aggiungo della colla, anzi metterei a questo punto, metto della Glossy Gel. Io per comodità metto questa, voi potete mettere della colla a caldo, della colla, quella che volete. Io, visto che adesso ho questa, che faccio in fretta, metto un po' di Glossy Gel, che è una pasta che una volta che asciuga non si stacca mai più, così sono tranquilla. Quindi ne metto un po', vedete qua all'interno, quella farà da presa sul mio, ho esagerato, anche un po' meno, così perfetto. Diciamo che ok, così va bene. E adesso vado a puntare qui il mio vetto in questo modo qua. Perfetto. Così intanto fa anche presa la mia. Ok, c'è ancora la colla che sta, vedete? Questo rosa mi piace perché con il marrone dà un po' di luce. Ok, adesso ci occupiamo della parte superiore. Quindi nella parte superiore farei anche qua come ho fatto l'altro vetto, che mi sembra che sia un che non sia male, e cioè vado a prendere del filo. Allora, metterei comunque del filo rosa, perché se uno lo vuole poi legarlo, lo può legare. Quindi metterei un pezzettino di filo così. Per cui anche qui passiamo il filo nel lago. Ho utilizzato chiaramente lo stesso filo, il nastro da ricamo. Questo nastro da ricamo che ho utilizzato per fare il mio pendolino. Allora, prendo una perla, ma semplicemente vi faccio vedere per quale motivo, eh. Poi se voi avete dei sistemi più che vanno meglio per fare questo lavoro qua, va bene. Allora, infilo il mio filo qua dentro la mia coppettina, che poi chiaramente andrò ad incollare qua sopra. Dopodiché faccio passare una perlina così, in modo da bloccare il filo, in modo che io adesso lo faccio uscire dall'altra parte in questo modo, e il mio filo è bloccato, vedete, dalla perlina che ho messo all'interno. Quindi questo sarà il filo che io utilizzerò per legare il mio vetto, se lo voglio legare. Adesso li facciamo uguali così. Ok, in questo modo qua, perfetto. E adesso, nello stesso modo in cui ho fatto prima, prendo di nuovo uno spillo. Dunque, uno spillo con la testina colorata, però ne vado a prendere di nuovo uno con la testina bianca, così per coerenza. E cosa vado a fare? Vado a infilare lo spillo qui e lo faccio passare, così rimane perfettamente perpendicolare all'interno della mia perlina. Eccoci, in questo modo qua. Così. Vedete? Così abbiamo di nuovo il mio spillo da puntare nel polistirolo. Metterei di nuovo un pochino di Io metto la mia pasta, voi mettete un po' di colla, quello che volete, in modo che non si stacchi più. Perfetto. E vado a puntare qui al centro. Ok. Non ho beccato il centro, quindi devo rifarlo perché non è venuto bene qua. Forse qua ci siamo, così sì. Ok. Ok, qua ci sarà il mio spago per legarlo, vedete? Così. Però voglio anche mettere un paio di fiocchettini, perché mi piace di più l'idea. Per cui, allora, potrei fare
Potevo fare anche un'altra cosa, però in effetti non ci ho pensato. Vediamo se sono ancora in tempo, perché vedete che le cose mi vengono in mente mentre. Allora, facciamo così, guardate. Perché voglio fare un'altra cosa. Allora, tiro un attimo fuori il mio, tanto non è ancora, non si è ancora incollato, l'appoggiamo un attimino qui. Allora, prendo dei nastrini, un nastrino rosa sottile, questo, e voglio tagliarne dei pezzettini. Che potrebbero essere, adesso ne taglio questi, poi dopo, sì, facciamo così, va. Ok, forse sono fin troppo lunghi, proviamo. No, possono andare bene. Allora, ho tagliato, vedete, tre nastrini. Adesso io al centro, così li metto così, così faccio vedere anche una decorazione facile facile, ma secondo me viene carina. Allora, mettiamo, facciamo così un centro e io li vado a puntare, li vado a mettere qui in questo modo e vado a puntare lo spillo come avevo fatto prima, perché così me li blocca semplicemente. Tanto col discorso che questo uovo è di polistirolo, abbiamo proprio l'opportunità di utilizzare lo spillo per. Aspettate, perché ok, così ce l'abbiamo fatta. Ok. Chiudiamo bene. Ok, vedete che abbiamo fermato semplicemente, guarda che belli, i miei tre pezzettini di nastro. Adesso qua si va a incollare, non si muove più nulla. Guardate che bello. E adesso voglio ancora fare una cosa. Allora, intanto andiamo a tagliare in maniera obliqua qua i nostri nastrini che sono più belli. Tagliamo tutti, uno, ok, e idem da questa parte. Queste sono proprio delle, così, delle accortezze, ma poi fanno la differenza. Quindi le accorciamo anche un pochino, li facciamo irregolari in modo che non siano perfettamente uguali. Così, eccoci fa, fatto. Ho fatto due fiocchettini con il nastro che avevo colorato di rosa e andrei ad incollarli qua da ambo le parti. Li asciugo un attimo e così vi faccio vedere il risultato finito potendolo anche toccare meglio. Adesso vi faccio vedere il risultato dell'ovetto finito, perché ho asciugato appena appena un po' di più, così posso tenerlo senza che si stacchino. Quindi vedete, questo è un lato, la parte sopra l'ho lasciata libera perché è bella da vedere. Qua ci sono i due laccetti per eventualmente legarlo. E questo è il primo lato. Questa è la mia decorazione posteriore. Laterale con il mio pizzo. E questo è l'altro lato diverso. Direi che l'effetto è quello che avevo in mente che venisse. Anche il video di oggi è terminato. Spero che questa idea di questo ovetto, così un po' diverso dal solito, vi sia piaciuta, perché ho cercato di fare una cosa che insomma fosse un pochino particolare. Spero di esserci riuscita. Comunque fatemelo sapere nei commenti, oppure se avete dubbi o domande, come vi dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E, detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!